quali saranno usate dalle mani di pazienti psichiatrici che hanno fatto il percorso di riabilitazione, ma che non avendo nessuno al mondo poi possono avere, grazie a questa casa, un tetto. Grazie a questa casa possono svegliarsi la mattina e farsi il caffè con le proprie mani. E questo per chi per tutta la vita è passato tra ospedali psichiatrici, case alloggio, case di cura, è veramente una cosa molto preziosa. Cioè, mettere la chiave nella coppa del proprio appartamento per un paziente psichiatrico che non ha mai avuto questo privilegio è veramente una cosa molto importante. Quindi la cooperativa sociale Lutografi di Suviani e tutti i nostri soci lavoratori, pazienti psichiatrici, vi ringraziano veramente con tutto il cuore. Erano case di camorra, da oggi invece due immobili, uno a Pozzuoli e uno a Marano, dalle mani della criminalità organizzata sono tornati in quelle della comunità. In particolare stavolta sono stati consegnati nelle mani di associazioni che si occupano di assistenza a ragazzi disabili. La cerimonia di consegna delle chiavi e di firma delle relative convenzioni si è svolta questa mattina nella Sala Mariella Cirillo di Palazzo Matteotti, ad opera del sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, del consigliere metropolitano delegato Carmine Sgambati e dei rappresentanti legali delle associazioni assegnatarie. Nell'immobile di Pozzuoli, un appartamento di due livelli di circa 130 metri quadrati, in località Sant'Angelo alla Corbara, con una splendida vista panoramica, l'associazione Onlus Obiettivo Autismo realizzerà una struttura da adibire all'erogazione di prestazioni terapeutiche per la cura e la riabilitazione di soggetti affetti da autismo e di sostegno alle famiglie. Nell'appartamento di Marano di Napoli, l'associazione Litografi Vesuviani realizzerà invece un progetto di housing sociale per pazienti affetti da disabilità psichica. Tantissimi ne abbiamo consegnati in questi anni, sia come amministrazione comunale, sia oggi come città metropolitana e consorzio Sol. Crediamo molto nella restituzione dei beni che magistratura e forze dell'ordine confiscano alle mafie e noi restituiamo ai territori per progetti veri, concreti, sociali. Le mafie soffrono di fronte a questa sottrazione del loro profitto del reato, riconsegnandola alla città, alle città, ai comuni. Io non sono d'accordo per la vendita, sono molto d'accordo con quello che facciamo ogni volta noi. Oggi è un'associazione che si occupa di autismo e un'altra di salute mentale. Sappiamo i tagli che arrivano dalle politiche dei governi centrali per le ristrettezze finanziarie, quindi laddove non riusciamo ad arrivare con i soldi perché non ne abbiamo, proviamo ad arrivare col patrimonio. Non tutto ha un valore se c'è una moneta, c'è qualcosa che è più importante della moneta, che è la solidarietà e la sottrazione dei beni alle mafie. Le associazioni si sono aggiudicate l'utilizzo dei beni per 10 anni in comodato d'uso gratuito, al termine di una procedura curata dal Consorzio Sole, di cui la città metropolitana è ente capofila. Nel corso della cerimonia sono stati erogati anche 3 contributi economici ad associazioni che già riutilizzano a fini sociali i beni confiscati per lavori di adeguamento e di ristrutturazione. 10.500 euro sono andati alla casa di accoglienza per immigrati a Castellammare di Stabia, 6.000 euro alla casa dell'ambiente dell'impegno civile sempre a Castellammare, mentre altri 10.000 sono andati alla cooperativa sociale Novella Aurora per interventi al centro diurno per disabili di Quarto. La solidarietà deve essere il nostro faro, la solidarietà coniugata alla trasparenza, alla giustizia e quindi portare avanti quella che è la nostra politica di solidarietà e di comunione.